Il Green Pass nei luoghi di lavoro è una scelta che non convince. La strada principale è l'obbligo vaccinale, una presa di posizione che la FIOM ha ribadito con forza attraverso il segretario generale Francesca Redavid stamani a Pineto in occasione di FIOM in Festa, evento che celebra i 120 anni del sindacato dei metalmeccanici. I metalmeccanici hanno scioperato per far chiudere le fabbriche quando le imprese volevano tenerle aperte a tutti i costi e le terapie intensive erano piene e ci dicevano che eravamo degli irresponsabili. Questo naturalmente per la salute di tutto il paese, hanno ottenuto i protocolli per la sicurezza che hanno messo le fabbriche in sicurezza con i distanziamenti, plexiglass, le mense e una condivisione delle scelte tra impresa e lavoratori, e oggi questa scelta noi non la condividiamo, avremmo preferito e voluto il vaccino, perché il paese non è fatto solo di lavoratori, è fatto anche di pensionati, è fatto di persone fragili che sono fuori dal mondo del lavoro, e pensavamo che ci doveva essere il coraggio di fare il vaccino come stato fatto nella storia, sulla polio eccetera. Il governo ha fatto un'altra scelta, ancora il decreto non è uscito perché non è una scelta facile da gestire, vedremo quando uscirà il decreto e naturalmente adesso c'è questa norma e con questa norma faremo i conti nei luoghi di lavoro e credo che sarà molto complesso. Un momento di confronto quello di questa mattina al polifunzionale di Pineto, alla presenza dei vertici locali della FIOM, il segretario Abruzzo e Molise Alfredo Fegatelli e quello di Teramo Natascia Innamorati, con l'obiettivo di ricordare cosa è stato il sindacato in questo secolo e oltre di storia. Metalmeccanici vanno dagli informatici ai siderurgici, sono 2,5 milioni di lavoratori e quindi è una categoria molto larga e così è stato fin dalle origini. E quindi una categoria che ha dentro di sé un'idea di solidarietà e della messa insieme delle lavoratrici e dei lavoratori. Una solidarietà e una messa insieme che in questi 2 anni di Covid, come dire, hanno dimostrato la loro importanza e la loro coerenza nelle scelte che abbiamo fatto per mettere in sicurezza le fabbriche e anche il paese.